Laboratori creativi, una mostra del giocattolo d'altri tempi, letture ad alta voce, un albero di cartapesta alto 3 metri, simbolo della nuova edizione. È stato presentato dal sindaco di Fano Massimo Seri e dall'assessore Samuele Mascarini il programma 2015 della città da giocare. Un evento che si svolgerà domenica 31 maggio dalle 16 alle ore 18 lungo Viale Gramsci e nella zona del Pincio. La manifestazione che segna il cuore di un programma di iniziative previste fino al 21 giugno prossimo vedrà quindi un susseguirsi di attività ludiche e didattiche grazie alla partecipazione di 70 realtà cittadine tra scuole, associazioni e società sportive. Una grandissima partecipazione, una fortissima adesione della società civile e una scelta simbolica, quella di riportare la città da giocare al centro della città attraverso la costruzione di percorsi che ruoteranno intorno a un grande albero di 3 metri realizzato grazie alla collaborazione della Carnevalesca, la cui chioma verrà composta dai laboratori delle bambine e dei bambini. Un modo per riaffermare che le bambine e i bambini non sono i cittadini di domani, ma sono già oggi dei cittadini che sono in grado di dare una visuale, una chiave di lettura della nostra città diversa e migliore di quella degli adulti. Una visuale, una lettura che noi vogliamo in qualche modo recuperare e vogliamo valorizzare. La zona del Pincio invece verrà curata dall'Emporio AE assieme al Paese dei Balocchi e ad altre associazioni locali. Nella parte del Pincio ci saranno diverse associazioni che sono l'Avis, l'ASET, l'Associazione Libertiamoci, lo spazio AE, la cooperativa Gerico, l'oratorio di San Cristoforo e che curano appunto tutto il piazzale del Pincio e speriamo venga insomma una cosa ricca. È un progetto questo che porta anche la firma del primo cittadino Massimo Seri. C'era il desiderio di rivalorizzare l'iniziativa, ha detto il sindaco, creando un evento a misura di bambino. Una città giusta per loro è una città giusta per tutti. Proprio per questo stiamo elaborando anche nuovi progetti sperimentali che partiranno da settembre come un quartiere a misura di bambino e non è un caso che io abbia deciso di mantenermi questa delega proprio per dimostrare che è un punto forte, qualificante, che tanti ci invidiano. Quindi siamo molto contenti, speriamo che il tempo ci assista, che sia una bella giornata. Se ciò non dovesse essere, la manifestazione sarà rinviata alla domenica successiva.